Oggi ripeto, questa cosa di Mario, ripeto, questo è per il correttezza, ma ripeto, questo è il modo di parlare all'interno di ogni famiglia, di ogni partito, di ogni associazione e di altre cose. Quindi di questo ringrazio, ripeto, presenterà quindi oggi stesso ad Olivatti la lettera con cui congela queste dimissioni presentate. Io non ho congelato, Le prossime settimane si finirà tutto, ripeto, ci confronteremo attraverso il mio segretario, fantastico, ma ripeto su questo, quindi questa questione penso che sia chiara a tutti, e quindi di fatto Mario al momento rimane all'interno del gruppo della Lega, quindi regolarmente lunedì mattina andrà tranquillamente a questo evento con i ragazzi nello studio, nel suo ufficio troverà, ripeto, la massima collaborazione da parte mia, da parte di tutto il personale. Io ho sempre avuto questa la garanzia. È una questione esclusivamente logistica e basta, sia ben chiaro. Sì, chiaramente. Ho anche letta con Bissolesco, con Doligatti, e presto a dare una parola che la del partito, e quindi nel frattempo, poiché non voglio stare per strada, ho chiesto per cortesia perché mi porta via le mie tarabacche. No, questo è un impegno con il Presidente. Vorrei su questo riguardo dire che su di me tante cose in questi giorni, spesso e volentieri qualcuno deve ricordarsi, quando interviene Savoia, non interviene tanto perché è consigliere provinciale, neppure tante volte perché è capogruppo provinciale, ma Savoia interviene perché è presidente nazionale di un partito. Io sono modestamente più vecchio tesserato della Lega Trentina, tutti sappiamo che io l'ho fondata, io sono anche l'unico trentino padre fondatore della Padania, siamo rimasti in noto. Padre fondatore della Padania, per il quale peraltro c'è un processo a Verona che dura da 15 anni, con l'accusa principale che partiva dal gasto e quant'altro, tanto per capirci. Ma quello che volevo capire è che questi giorni, lo dico così fuori tema della discussione, ma credo che la domanda di Scarpetta voleva arrivare a questo, scusa Scarpetta, visibilità di qualcun altro, volevo dire che sono stato molto male in questi giorni, ho provato amarezza, ti assicuro che avevo provato nei mesi scorsi tanta amarezza quando è uscita tutta quel po' di roba che è uscita sulla Lega a livello federale, che ci sono rimasto male, non mi sarei aspettato, e non sto mai dato, come dicevo prima, ragazzi, prima abbiamo pagato e paghiamo le conseguenze di sbagli che non abbiamo fatto noi. Ma in questi giorni ho provato doppiamente amarezza, perché, lo dico con il cuore, hanno tentato di pugnalare Savoia, e lo dico, non hanno tentato di pugnalare il consigliere Savoia, che neppure il capogruppo Savoia, hanno tentato di pugnalare Savoia, perché Savoia, ai sensi dello statuto federale e del regolamento nazionale, rappresenta il partito. Il segretario è Maurizio e fa la linea del partito, il presidente rappresenta a tutti gli effetti, istituzionalmente e politicamente, il partito. E quindi attaccare Savoia, in questo momento, come hanno tentato di fare, di pugnalarlo, è stato un vile attacco al partito. Con motivazione decente. Non voglio fare una conferenza stampa su tante cose perché ne avrei da parlare anche a Iosa, ma ripeto, quello che mi ha amareggiato è perché l'attacco che era rivolto a me non era sulla persona Savoia, ma era contro il partito, contro la linea del partito. E di queste cose io non posso. Chi si pone al di fuori del partito, chi non tempera le decisioni unanime del Consiglio nazionale, che è il massimo organo che si trova qua, quando domani ci dà bisogno, riunirsi anche ieri sera, poi per causa di forza maggiore segretario non abbiamo fatto e faremo ormai penso nel prossimo, perché ormai ripeto sabato e domenica siamo anche impegnati in quel di Milano, ma veramente ho trovato, ma chi non tempera alle decisioni del partito non è che li buttiamo fuori, si pongono fuori dal partito perché evidentemente ci sono regole che vanno aspettate e queste cose vanno al di là del discorso economico. Il discorso economico è un conto, ognuno quando è candidato era ben conscio che avrebbe dovuto, e ha sottoscritto, non importa se davanti a Savoia, davanti a Furati, davanti a chiunque cittadino trentino, un impegno con cui avrebbe versato mensilmente al partito 2.070 alla Lega Nord Trentino e 3.50 alla Lega Nord Federale di Milano. È un impegno che ognuno era ben conscio e che tutti, 35 candidati della lista alle provinciali, avevano firmato ed erano ben consci di questo. Sono tanti, sono pochi. Peraltro questo non è un'invenzione di Savoia, non è un'invenzione di Fugati, è un deliberato nazionale. Io ero segretario nazionale
nel 97, 1997, in un federale di Milano, però si disse in quell'occasione c'era ancora lì, ogni parlamentare, ogni consiglio regionale deve versare 4 milioni di vecchie lire, che guarda caso, tradotti in euro sono 2.065.38, che poi abbiamo avuto l'anno 1970, ma non è questo qui scritto, diciamo, ecco. E quindi abbiamo superato, così come i 3,50 ce lo impone il federale, l'indicato federale, che serve a finanziare il partito, serve a finanziare assolutamente la radio, Radio Padania, serve a finanziare il giornale, quindi sono impegni che la Lega Nord Trentino ha fatto in ottemperanza di quanto deciso dal Consiglio federale. Tutt'altro. Poi è anche vero che avevamo chiesto 10.000 euro di impegno per chi avrebbe, avrebbe avuto la fortuna come se voi, come mai come tanti colleghi, di essere lei, io no. Ma anche questo è in ottemperanza del Consiglio federale. Quando io sono andato a Milano in occasione delle politiche di marzo 2008, ed ero, come sapete, a seguito della legge numero 2 della lista, e quindi ero anche, avevo anche delle possibilità di essere eletto, oltre a firmare quello che ho firmato anche a Trento, ho depositato un assegno di 25.000 euro. Se Savoia veniva eletto nel marzo 2008, nella prima volta parlamentare, avrebbe lasciato alla Lega, come da regolamento, come statuto, 25.000 euro di assegno. Quindi non è che abbiamo fatto le cose, quindi un discorso economico, ma credo che questo momento qua non passa al secondo piano, sarà un paradosso, ma passa al secondo piano. E noi diciamo che al di là di tutte le cose che hanno scritto le falsità, le bugie, questi giorni hanno tentato di tutelare Savoia. E anche la reazione forte, violenta, verbale, ti confermo, verbale, molto forte, è stata fatta anche perché io ero in ufficio, e ero qui come sento qua, e a 50, e a 10 metri di distanza dall'altro ufficio, gli altri stavano tramando contro il capogruppo. E io le provo con le carte per sfiduciare il capogruppo, per nominarsi il nuovo capogruppo, per prendere il possesso della Lega. Questo è successo, e quindi quando sono usciti dalla porta li ho venuti minimamente dicendo che si devono vergognare e che sono ingrati, perché ognuno deve ricordarsi, dal primo parlamentare al parlamentare, l'ultimo consigliere comunale, l'ultimo consigliere istituzionale o di comunità, che chi è eletto è stato eletto perché c'era la Lega, e di questo deve dare grazie la Lega, e chi è eletto come noi, come consigliere regionale, comunque parlamentare, e ha la fortuna di avere comunque un dignitoso stipendio, che peraltro la creazione di unità di disegno di legge è stato deliberato dal nazionale all'unanimità, e io ho temperato al nazionale, non rispondo al capogruppo giovane, io rispondo al partito, se vado al capogruppo provinciale rispondo al partito, quindi io ho risposto alle indicazioni del nazionale, io ho poi risposto al disegno di legge, e loro con motivazioni uguali non l'hanno fatto, lo porto avanti con correttezza, ripeto, in ottemperanza di quanto deliberato all'unanimità da questo consiglio con nazionale che si trova qua in questa sala quando ci troviamo con i due tavoli. Quindi questo hanno fatto, e quindi tutte le altre ragioni che non c'erano facilità. Quindi di fatto prendo atto in questo momento qua, si sto prendendo fuori. Non so, qualcuno mi dirà, rientrano, non rientrano, di cui ci vede. Ho detto prima, il Presidente rappresenta il partito e il suo compito principale è quello di mantenere l'unità del partito. Io so, ho cercato, è mesi che sto inviando l'ospi, attacchi, però non posso accettare che venga pugnalato Savoia come Presidente del partito. Non lo posso accettare. Io cercherò fino all'ultimo di ricompattare il tutto, sia chiaro, però è chiaro che così come stanno le cose, in questo momento, per quanto mi riguarda, sono fuori. Può fare dei nomi, proprio precisi, visto che ha detto quello che le è successo, indicando le persone che hanno sistematicamente, come dice lei, cercato di erodere la sua... Guardi un po' lei, cioè, il partito decide, il partito nazionale decide tutte le deliberazioni, il partito ha deciso chi fa il segretario del congresso, il partito... Il Consiglio nazionale ha deciso che Savoia è presidente della unità, il partito decide di venire da prendere, il partito ha deciso su un'unità di fare le legge e io tempero, il partito sceglie il capogruppo regionale, il partito sceglie il capogruppo regionale, il partito sfiducia o revoca il capogruppo, non è che i consiglieri si alzano mattina e dicono Savoia non capisce niente, noi facciamo capogruppo casa anziché Filippini, anziché parte nostra, anziché Civettini, è il partito che decide, se io al partito che posso garantire che se il partito mi diceva Savoia mettere come se non sai niente al gruppo, io mi... Io tengo il capogruppo, ma che gli altri sfiducino Savoia in disaccordo con il nazionale che aveva confermato piena fiducia a Savoia, evidentemente vuol dire forse fuori dalle regole. Quindi le regole sono fuori, detto qui. I consiglieri che hanno fatto questo sono esattamente i consiglieri Paternostri, Penasa e Filippini, siamo tutti, siamo in sei, siamo in tanti, ci parla. Ma appena preso cose, Civettini è imparato, chiaramente condivide la linea del partito, Civettini condivide la linea del partito e condivide Savoia. Mario, insomma, è qui, ha piegato tante cose. Si sono trovati e ha detto sfiduciamo il capogruppo e ne facciamo un altro. No, questo è stato.
Sì, non c'è problema, loro avevano già le mani, avevano già mano la carta pronta, già la carta pronta che gioca anche in tasca, in cui loro nominavano capogruppo il signor, non so, non so chi fosse, Luca Paternoster, Filippino Giuseppe, Franca Penata, però loro volevano nominarsi il capogruppo. Sì, ma loro sono la maggioranza. Quindi infatti finiscono il partito. Loro hanno la maggioranza e possono farlo, no? Sì, però scusa, io faccio. Non mi sembra che abbiamo una cosa rispondere. Mi sembra che abbiamo fatto firme. Scusa, vorrei fare invece una presentazione. Scusa. Si parlava di soldi, di soldi. No, posso chiedere una cosa? Non ha firmato la proposta di riduzione della spedibilità dei consiglieri che si deve discutere. Fai firmare già qua, magari.